Quando vengo da Pighetti, ragazzi, sto sempre male. Cioè, arrivo da lontano e inizio a stare bene. Inizio a stare bene, in quel senso sto male. Voi guardate che pasticcino questa G-Wagen 5000 con sto cerchio brunito internamente. Mamma che bella, beh. E non c'è niente da fare. Cioè, quando uno fa una macchina così che è riuscita, la può commercializzare anche a 40 anni che rimane un must. C'è le cappa, una Rover Panamera schiacciata a terra che ha bisogno di coccole. Andiamo a vedere dietro, andiamo a vedere dietro, che io godo sempre come un riccio. Che bello questo CIE bianco. A me il 124 bianco, molto anni 80, molto Miami Vice. Bello anche questo 500 SL. Che macchina, super riuscita questa linea, eh? Questa linea è di una meraviglia, secondo me, ancora oggi. Guarda che bello sto coupé, è sicuramente un 200, marmitta singola, alfetta quadrifoglio oro, ragazzi, bella poverina che ha ciappa la grandinata. C'è l'EK, 280 CE, bello oggettino, a me di profilo, questo qua mi piaceva di brutto, e poi aveva la caratteristica, anziché avere il faro tondo davanti, aveva uno tondo e uno rettangolare. Questo qua è già da lontano, ti accorgevi che era un benzina incazzato. Che bella bianca. Interno beige, tetto apribile. Minimatic 1000, 500, 300 SL, serie S. Che bello questo 964 Carrera 4 di questo colore. Bellissimo questo colore, mica da ridere. Insomma, un serie degli anni 70, 250, Broda, bel sell. Ragazzi, come state? Tutto bene? Una bella Panda in carbonio? Ma che bella l'avrò fatta in carbonio. No, qui opaco, ho fatto degli esperimenti. Qui un carbonio. Qui opaco con parte in carbonio. Ragazzi, anche questa è passione. Anche questa è passione. Problemi che ne minga. Vediamo di girare la telecamera verso di me, se mi inquadra. Ciao amici, buongiorno. 156 comunque ha una linea, ragazzi, super riuscita, poco da dire, poche balle. Quando vedo i 124 rossi mi fa sempre piacere vederli, e io godo con questi SL, ragazzi. L'E-Type praticamente pronto, questo E-Type tremendo. Mi fece fare una figuraccia. Guardate questo Trasude Chuck. Che bel colore, ragazzi. Che bella patina che c'ha questa SL. Andiamoci a vedere una traction avanti. Inconfondibilmente Citroën. Beh, guarda, rispetto a tante, tante auto di quegli anni aveva una peculiarità sta macchina. Aveva dei volumi, delle forme complessivamente molto, molto riuscite, larghezza, altezza, lunghezza. Not bad, not bad. Sempre piaciuta. Mien, ritargata, 1981. Guardate il Leo lì sopra, guardate il Leo. E niente, ragazzi, ogni tanto, come vi dico sempre, bisogna stare con quelli bravi, e quindi Ricky Motors Milano, via Oslavia. Adesso, come al solito, a distanza mi manderà a quel paese, perché io vengo qui mentre lavoro e gli rompo le balle. Allora, a distanza Covid, Harry, saluta il Bruce Garage. Ricky grande, ogni tanto vengo a romperti le balle. A distanza di metri, anzi esco subito, prima che qua ci fanno qualche strillo di qualche freno a mano. Andiamo avanti, sono sempre distante da tutti, i problemi che ne minga. Ragazzi, mi raccomando, qua ieri siete usciti tutti e adesso dicono che ci chiudono in casa la tana. Siamo rovinati. No, mi sembra un incubo. Comunque,
andiamo avanti, che grandi problemi. Tutto sommato, quando si parla di macchine, che ne venga, che bella questa Rover di quegli anni, eh? E lei, eh? Ustia. Che bella. E pensa, era sportiva, la chiamavano coupé quattro porte. Non so questa telecamera dove voglio andare oggi. E vabbè, lasciamoci così. Ciao amici. Buona passione a tutti. Mi raccomando, state connessi, state con i bravi. Iscrivetevi al canale se vi va. E niente, dai, siamo felici. Ciao, ciao Ricky, grazie. Ciao Enrico Pighetti, grazie mille dell'asilo che sempre mi dai. Ciao.